Buongiorno, allora siamo per strada perché adesso siamo stati buttati fuori di casa, sono le 11. Sono le 11, adesso stiamo andando a fare colazione da Starbucks e la signorina qua si è appena fatta un piercing. Questo qua in mezzo. Racconta la tua esperienza. Il bello è che allora io sono entrata e faccio, posso fare il piercing? Sì, sì, vieni di qua. E avevo già delle carte prese tempo fa. E in pratica mi fa, dove lo vuoi? Qua. Fa, ti va bene qua? Sì. Vai, pronta? E in pratica tira fuori sto ago, era tutto disinfettato, tutto a posto. Però lo tira fuori, io pensavo mettesse la cremetta, quella che mettono per anestetizzare. No, mi buca così, male. No, dai. No, no, così. E lui, ok, ti metto la cosa, me lo tira fuori, veloce, e fatto. Tipo in 3 secondi l'ha già fatto. Guarda, vi giuro ragazzi, l'ha fatto in... 1 minuto 2. Sì. Cioè noi siamo stati lì dentro 1 minuto 2. Abbiamo preso tutti e due il cinnamon roll caldo e poi io ho preso il cool lime perché non lo berrò per un po', e lei il cappuccino freddo. Buon appetito. E qua ci sono le valigie che ci fanno compagnia. Siamo appena usciti da Starbucks, ci siamo stati tipo un'oretta buona perché dovevamo io mettere in carica il cellulare e poi dovevamo organizzarci e vedere l'autobus da prendere per andare fino all'acquario. E adesso andiamo alla fermata. Ultima volta che vedremo la cattedrale. Mentre oggi ci deve essere tipo una manifestazione che forse è appena finita di biciclette. E infatti sono tutti quanti con la bici e noi non riusciamo a trovare la fermata. Siamo un po' in alto mare ancora con la fermata. Abbiamo trovato il 25, aiuto! Eccoci, siamo riusciti ad arrivare all'acquario. E adesso dovremo trovare una soluzione per le nostre valigie. Siamo riusciti ad entrare con le valigie, le abbiamo messe nella reception, ci è andata davvero di culo e adesso visitiamo l'acquario! Cioè ti prego, guarda le pinne. Cos'è, una cernia? Fa straridere, sembra un po' stupida. Yeah! Guardate che belli sti coralli. Sono super glowy. E poi ci sono anche i pesci. Guardate quanti cavallucci. Alcuni sono anche incinti. Ma sono incinti? Sì, sai che i maschi sono incinti del cavalluccio? Sì. Questo pesce ha delle pinne fantastiche. Questo globo ci indica che abbiamo finito la prima parte, cioè quella del Mediterraneo. Adesso la seconda parte è mari tropicali. Quello lì è uno dei miei pesci preferiti. Guardate quel corallo rosa, che bello. Questo invece è pesce leone. Non so, sorry, ci sono delle robe fantastiche. Un amico di Nemo e lì c'è Dory. Che belli! Nemo e Dory reunited con la Memone. Anche quello c'era in Nemo. Cioè, questo qua è tutto l'acquario dedicato a Nemo. Guarda quanti. Ciao, pesce unicorno. Shake your booty. Ora siamo venuti a vedere le tartarughe. Quella è enorme. Mi sta slavando, madonna. Pausa pranzo, buon appetito Mati. Buona. E ora io e Mati entriamo nella giungla. Il pesce gatto con i baffoni. Il pesce brutto. Il pesce ancora più brutto. Sì, sta facendo scottex apposta. Il pesce con il cervello in fuori. Quante persone metterai dentro questa vasca? I piranha sono davvero fighissimi. Che figata. Qui c'è la cascata. Che figata. Siamo fatti fare una foto sulla cascata. Cioè sotto la cascata. E adesso stiamo entrando in una caverna.
Che bello. Adesso siamo su un ponte. E qua ci sono tipo i frutti di cacao. I semi di cacao. Che bello. È il mio sogno avere una così. Dai, ma è bellissimo. Matilde ha appena detto che non pensava che i tonni esistessero veramente. No, non i tonni così grandi. Ora stiamo ammirando gli squali, che sono giganteschi. E prima c'era scritto su un cartello che tipo organizzano dei pigiama party dove puoi dormire qua dietro con gli squali. Guarda che faccia cattiva. Dovresti metterti un po' a dieta, sai, scuola. Tentano di compiacerci con la bandiera italiana. Siete delle bastarde. Ieri ci avete punto, vi odiamo. Sarete stronze, però siete molto fiche. Allora, secondo me ieri ci ha punto una roba così. Piccolina di genere. Ah, ecco, queste sono belle. Queste sono molto belle. Guarda che strani tentacoli che hanno. Secondo me non sono belle cose queste. Boh. Siamo usciti dall'acquario, adesso siamo su una zona tipo caffè. E ci hanno dato la nostra foto, è tipo un libretto. Siamo molto carini invece qua. Meglio della foto della barca. Sì, non siamo arancioni qua. Così morbidoso. Matilde, me lo prendi? Sì, io voglio... Siamo usciti, abbiamo recuperato le valigie. E Matti adesso sta mangiando perché aveva dimenticato negli armadietti il cibo. E io ho preso un souvenir all'acquario. Come adesso non abbiamo niente di particolare da fare fino a mezzanotte, perché abbiamo il volo a mezzanotte ed è anche brutto, quindi in spiaggia non possiamo andare, ci facciamo tutta la strada dall'acquario all'aeroporto a piedi. Non si entiende tutto. E tu parli spagnolo anche, no? Un pochito. Claro, te enseña ella, ¿no? Sí. Más o menos le estoy enseñando. Más o menos, ¿no? Sí. Come avete visto di camminare non avevamo proprio minima voglia e poi era pericoloso perché avremmo dovuto fare un pezzo in tangenziale in autostrada, era un po' così. 2,80 euro di acqua, grande come la mia faccia. Che noia, il wifi funziona soltanto per andare in internet e non per andare sulle applicazioni. È uscita una nuova canzone di Taylor Swift intanto e l'ho ascoltata per quei... quanto è passato? 3/4 d'ora che siamo qua. Abbiamo appena fatto il controllo della sicurezza e siamo stati tutti e due fermati. Sì, io avevo lo shampoo nella valigia, però quello shampoo mi faceva i capelli belli, era bellissimo e me l'hanno buttato via, io speravo di passarlo. E invece a me hanno fatto il controllo della droga e per fortuna non ho assunto sostanze pericolose. Il suo profumo preferito. A Matilde piace questo qua. È buonissimo. E a me piace il Sauvage. Qualcosa è andato storto. Abbiamo messo in carica i nostri telefoni e abbiamo visto un episodio di Skin Wars su Netflix. E adesso ci tocca aspettare altre 5 ore. Perché io e Matilde siamo per il cibo sano. Buon appetito! Ah, comunque sai quante persone ci lavoravano? Quante? 30! 10 solo alla cassa! Minchia! Ora ne approfittiamo per raccontarvi una storia da karma. Da karma, esatto, e da bontà degli uomini, perché noi crediamo veramente nella bontà degli uomini. Quindi davvero, le persone sono buone, davvero, non conto. Vai al punto! Ok, in pratica. Cioè prima, quando eravamo in aeroporto, dovevamo passare la sicurezza e io avevo una bottiglia d'acqua ancora nuova. E quindi c'era un signore lì che puliva, mi sembrava un po' povero. Però gli ho detto, senta, vuole questa acqua perché io non... Tanto ne dovevamo andare dentro. Esatto. Sì, sì, grazie, grazie, così. Boh. E ora? Adesso siamo qua al McDonald's e io, eravamo qui a chiacchierare. Arriva questa famiglia e ci fanno, se volete, e ci lasciano lì l'acquimino, no? Noi vediamo, apriamo e c'era il gelato che poi abbiamo già mangiato, davvero. Quindi abbiamo mangiato un gelato gratis! È tutto il ciclo, la vita! E ci stiamo divertendo a fare il giochino che c'è qua, di cambiargli la faccia, tipo. Infatti abbiamo messo questo. Anzi, facciamo così.
Mancano più o meno 4 ore e abbiamo appena visto dove siamo. Siamo nel gate, sì, diciamo nella lettera giusta, che era Chill Gate, non è ancora uscito. E abbiamo preso delle caramelle. Ora ci vediamo un film su Netflix che abbiamo scaricato. Ciao. Che palle, il nostro volo è in ritardo. Sì, speriamo non di 50 ore, grazie. Finalmente abbiamo trovato il gate. E tra poco non è più in ritardo il volo, per fortuna. Sì, non si capisce. Speriamo, perché adesso è tornato l'imbarco a quello originale. E andiamo verso casa. Ho spostato il volo e io me ne sono accorto. Sono andato a vedere il gate, ce l'hanno cambiato e adesso ho allarmato tutti gli italiani qua dietro. Senti qua l'inizio di tacco da gigante. Sì, infatti siamo a capo dell'esercito di italiani. Siamo riusciti a salire finalmente. Stiamo lenti. E ci siamo anche seduti vicini sperando che non ci cambino. E ci vediamo quando arriviamo a Venezia. Da vedere, sono le 3:04. And we are back in Italy. È stato un volo piuttosto pauroso dal mio punto di vista, perché ero in ansia totale, in quanto all'inizio siamo partiti che non funzionava uno slot, hanno detto, quindi non riuscivano a far partire l'aereo né a farlo decollare. Ma alla fine siamo partiti. Un'altra cosa che mi ha fatto stare un po' in ansia era che tipo hanno fatto spegnere le luci per motivi di sicurezza e io non l'avevo mai visto. Però alla fine siamo riusciti a tornare a Venezia e adesso dritti a casa a dormire. Dormirò 2 ore perché domani ho una riunione. Aggiornamenti meteo. Fa un freddo della miseria. Saluta. Ciao Ramati, ci vediamo. Buongiorno ragazzi, oggi è il giorno dopo l'arrivo, anzi in realtà è lo stesso giorno, visto che siamo arrivati alle 4 a casa. E non sono riuscito a chiudere il vlog ieri perché ero troppo stanco, perciò lo chiudo stamattina ringraziando voi se avete visto tutti quanti e 6 i nostri video. Spero che questi giorni a Palma de Mallorca insieme a noi vi abbiano tenuto compagnia. Noi ci rivediamo in un prossimo video e ciao!